Parte bene all'interno Emre Zafar Barnes, Jarrell Hughes, Pippo Tortu che deve rimediare, finisce fuori dal podio ed è quarto o quinto. Devo dirvi che io dopo questa settimana sono ancora più ottimista di quanto ero prima rispetto a quelle che saranno le sorti future dell'atletica italiana. Il presidente ha parlato di un'atletica che si è svegliata, vogliamo parlare di quella che si è addormentata? Scappano le altre, non li bagna. Si è arrivati con speranze e questo era già un bel salto di qualità, si torna a casa con ori argenti zero. Ma allora come siamo andati a questi europei? In questo video proverò a dire la mia e non lo farò per mettere benzina sul fuoco della polemica, d'altra parte la polemica è la specialità di noi italiani, ma per presentarvi i fatti in maniera più rigorosa, con tanto di numeri, in modo che tutti voi possiate farvi un'idea in merito alla questione. E allora la domanda da $1 milione, abbiamo fatto schifo o siamo stati bravi? Naturalmente a dividere con l'accetta il bianco dal nero non si fa niente di buono ed anzi non ci vuole nulla a degenerare ulteriormente la discussione. La risposta è più sfumata e adesso vediamo perché. Partiamo dalla base più solida che abbiamo a disposizione, gli accrediti degli azzurri in Europa alla vigilia dei campionati. Avete presente quei numerini che avevo messo in quelle schede di presentazione in quella maratona di 7 video? Beh sì, proprio quelli. Andateveli a recuperare se volete dettagli. Io li ho messi tutti insieme e ho scoperto che l'aspettativa della squadra italiana era di un oro, 4 argenti e 2 bronzi. Sapete com'è andata. Siamo tornati a casa con 4 bronzi, due quali che venivano pure da atleti che non ci aspettavamo neanche che andassero a medaglia. Johannes Schiappinelli e Yassir Ashik. Ma andiamo avanti e contiamo anche i piazzamenti. Ci aspettavamo 14 prestazioni tra i primi 8 e invece ne abbiamo ottenute 18. Bene, dai. Anche se alcuni di questi sono gli atleti che sarebbero dovuti andare a medaglia. Il trend è ancora più positivo se consideriamo i piazzamenti tra i primi 12, dove in realtà batte aspettativa a 33 a 21, ma come vi immaginate sono poco più che briciole. E allora chi sono gli atleti responsabili di questa disfatta? Dateceli che possiamo bruciarli sul rogo. No, non possiamo. L'atleta è il critico più severo di se stesso e a giudicarli uno per uno faremo molti torti. Una singola prestazione ha moltissime cause, e non sono quelle che dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare la media. Come si dice a Livorno, poggio e bua fa pari. Le delusioni dovevano essere bilanciate da altrettante sorprese, per pura statistica. E più atleti c'erano, più la media doveva avvicinarsi al valore reale. E noi a Berlino eravamo in 90. Sono tanti. Dunque non possiamo che accettarlo, eravamo una squadra da 4 bronzi. Nonostante Giomi si sia messo a giustificare ogni controprestazione. Poi ragazzi, ieri quando ha fatto 2.28 alla prima Tamberi ho detto medaglia. Ma quando abbia 2.28 alla prima e non vinci la medaglia, la situazione è quella. E ci sarà sicuramente qualcuno che mi dirà, ma mezzo fondiere, perché non tieni conto delle medaglie a squadre di maratona? È un'altra manifestazione. Accorpata agli europei, ma è un'altra manifestazione. Che l'Italia ha vinto più volte in passato, senza finire nel medagliere. E dunque, confrontare le medaglie di oggi con la Coppa Europa di Maratona, con quelle del passato, è qualcosa di falso. Ma facciamolo questo confronto. La storia dell'Italia ai campionati europei di atletica leggera. Eccole qua. Tutte le nostre medaglie. Con i nostri alti, i nostri bassi, un picco verso gli anni 90 e la nostra scarsa situazione attuale. Come vedete non siamo mai stati i primi della classe, da giustificare un'epica decadenza. Ma le medaglie che vinciamo sono meno preziose del solito. E quest'anno non c'era nemmeno lo squadrone russo squalificato per le vicende doping, solo qualche atleta neutrale autorizzato. In effetti il medagliere lo ha vinto la Gran Bretagna, che come vedete qua con la sua organizzazione è in costante crescita. E siccome siamo in vena di confronti, facciamolo anche con la brillante realtà del nuoto italiano, quello che più di tutti risplendeva in questa prima edizione degli European Championships. Ecco le medaglie italiane del nuoto agli europei. Come vedete la crescita qua è praticamente esponenziale. Ma c'è da dire che il numero di eventi del nuoto è praticamente raddoppiato negli ultimi 50 anni, quindi qua i dati sono un po' inquinati. E niente, questo era tutto quello che volevo dirvi. Un'analisi più rigorosa di quello che hanno fatto gli italiani ai campionati europei di atletica leggera. Spero di avervi dato abbastanza informazioni per farvi una vostra idea. E discuterne qua sotto nei commenti. D'altra parte il futuro che ci aspetta può ancora essere radioso sotto l'illuminata guida tecnica di Stefano Baldini. No, si è dimesso. Insomma, sapete meglio di me che in questo momento alla FIDAL stanno volando i cocci. Nella speranza che nessuno ci colpisca, ciao atleti, io sono il Mezzo Fondiere e ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara. Tanto se non c'entra un cazzo.